Ciao a tutti amici, benvenuti nell'unboxing del FLIR Scout TK. Il FLIR Scout TK è un visore termico che permette di vedere nella completa oscurità animali o comunque cose calde, perché riesce a captare la radiazione infrarossa di qualsiasi oggetto. L'ho comprato per trovare animali da fotografare, che possono essere cervi, uccelli, raccoon, procioni, e quindi questo è il mio goal. Molte persone lo utilizzano per andare a caccia, e passiamo subito all'unboxing. Questa versione, la versione TK, è la versione più economica e costa $400-500. Non mi ricordo, mi sembra che c'era l'offerta a $4,99 su Amazon, metterò il link nella descrizione. Probabilmente Amazon.it costano un po' di più, quindi vi consiglio di guardarlo su altri siti. La versione Scout 2 a 2,40 viene sui 1,300 e poi si va su. Si può arrivare anche a $6,000-$7,000 per oggetti del genere, che sono anche usati in campo militare. Sopra i fucili dei militari. Allora, vediamo qua. Io ho avuto modo di testare due anni fa lo Scout 2 240. 240 indica la risoluzione. Questo costa meno perché ha la risoluzione minore. Non mi ricordo esattamente a quant'è questo qua, però potete vederlo poi nella descrizione sotto. Allora, questo è quanto, no? Praticamente qua c'è ovviamente l'obiettivo. Qua sopra abbiamo dei tasti di controllo. A differenza delle versioni precedenti, vabbè, quando ho comprato e ho provato lo Scout 2, non c'era questo qui. Questo TK è uscito da poco, diciamo è uscito da un anno, un po' di più, no? Comunque nella versione 2.2 non aveva la funzione di fare le foto e di registrare i filmati, e non aveva le differenti modalità di colorazione del visore, no? Invece adesso possiamo salvare foto, fare foto, possiamo mettere la colorazione verde per gli scuri, varie colorazioni che poi vedremo poi nel demo. Questo è quanto. Qua c'è il controllo per regolare il display, qua il fuoco, qua possiamo caricarlo o connetterlo al PC per scaricare le foto, e niente, questo. Vediamo comunque nella scatola che altri accessori ci abbiamo in dotazione. Abbiamo thank you dal fondatore, il Dmitry Rocklin, lo conosciamo tutti, ciao. Abbiamo un po' di istruzioni qua. Ok, aggiustare. Ok, possiamo vedere. Abbiamo delle regole qui, qua, delle dichiarazioni di conformità. Stavo leggendo questa cosa qui, che vabbè, a noi non ci interessa, però questa camera ha un thermal image da 9 Hz, e se lo usi per scopo militare devi avere una licenza speciale, non lo so. Poi abbiamo un cavetto per tenerlo, e poi abbiamo il cavetto USB, mini USB. Vabbè, bando alle ciance, andiamo a fare subito delle prove.
Ok amici, già che ci siamo vi faccio vedere il FLIR Scout 240 che è di 2 anni fa, questo è il video che avevo fatto. Ho dovuto filmare attraverso l'oculare perché non aveva la funzione di scaricamento delle foto e dei video, però potete vedere che la qualità è meglio, è più nitida, infatti ha la risoluzione maggiore, 240x180. Però purtroppo costa, adesso questa versione, che è la versione vecchia, costa 1300 dollari, mentre lo Scout TK costa solo 500 dollari. Il cesso c'è anche la versione nuova 3240 che più o meno costa uguale, 1200-1300, altrimenti c'è poi la versione 3 che viene sui 2000 dollari. Vabbè, questo è quanto, potete vedere il video completo di questo qua, del 240, in alto nella descrizione o sotto. E ci vediamo la prossima volta per un altro fantasticissimo video. Ciao!